I tesori conservati nella biblioteca dell'Abbazia Benedettina della Santissima Trinità di Cava, raccontati in una puntata della serie Una biblioteca, un libro, che andrà in onda domenica 22 gennaio alle 13.45 sull'emittente nazionale TV 2000. Questa mattina, al Palazzo di Città, si è tenuto un incontro promosso dal Centro Studi di Ricerche Storiche Città della Cava degli Sbandieratori Cavensi con gli autori del documentario dedicato al millenario Cenobio Cavense, diretto dalla regista Maria Teresa De Vito. Questa serie, Una biblioteca, un libro, vuole in qualche modo far conoscere un patrimonio nazionale che è poco conosciuto, le biblioteche storiche italiane. Nelle biblioteche storiche italiane si nascondono veramente dei tesori di inestimabile valore. Nella biblioteca di Cava di Tirreni, dell'abbazia di Cava, ci sono tantissimi tesori. Io invito tutti quanti ad andare a visitare l'abbazia, la biblioteca, perché è veramente qualcosa di incredibile. I cavesi devono sapere che cosa è il loro patrimonio, perché questo è il nostro patrimonio. Una biblioteca, un libro è un interessante progetto che ha permesso ai telespettatori di compiere, accompagnati da eminenti esperti, un viaggio alla scoperta delle più grandi biblioteche d'Italia. TV 2000 in particolare dedica molta attenzione alla documentaristica e al racconto di una certa cultura italiana anche fuori dai canali ufficiali. E nel caso specifico delle biblioteche c'è anche un'attenzione particolare dedicata ai giovani. Ha senso andare in biblioteca ai tempi di internet? Io dico di sì, perché proprio in tempi in cui si parla di notizie false, bufale, notizie inventate che circolano in rete senza che nessuno le possa controllare, una biblioteca, diciamo, certifica quello che ha dentro di sé, certifica un certo sapere. Momento clou dell'incontro di stamane è stata la proiezione di un promo della puntata dedicata alla biblioteca dell'Abbadia di Cava, che ha permesso ai presenti di godersi un assaggio di un documentario di altissima qualità. Certamente il documentario farà conoscere questo tesoro che noi monaci benedettini cavensi custodiamo in abbazia, e quindi l'opportunità di far conoscere questo tesoro, l'opportunità anche dopo concretamente per studenti, giovani che possano venire a visitare la nostra biblioteca che è aperta al pubblico, e l'appuntamento è domenica 22 su TV 2000 alle ore 13.45. Grazie di cuore.